basta, ci indigniamo come sindacato nei confronti di episodi come questi che continuano una triste storia. È perentoria la presa di posizione dei sindacati dopo l'intossicazione di 4 lavoratori alla SMV di Galliera Veneta. L'incidente di lunedì pomeriggio ne rievoca altri. La memoria va subito a un incidente analogo accaduto poco tempo fa a Palermo, ma se ne sono succeduti molti altri in varie zone d'Italia simili a questo. Innanzitutto noi chiediamo da un pezzo l'aumento delle risorse che vadano innanzitutto in formazione. È allucinante pensare che i lavoratori si approcciano sempre a questi tipi di lavorazione come nulla fosse accaduto precedentemente da altre parti e accadono sempre gli stessi infortuni. Nella catena della prevenzione entrano le aziende, i loro titolari e gli stessi lavoratori. Noi pensiamo che se ci fosse, per esempio, fra le varie cose, maggiore formazione, probabilmente i lavoratori si approccierebbero a certi tipi di lavorazioni in maniera, come dire, molto più prudente, con i dispositivi adatti ad affrontare certe situazioni e non saremo qua a commentare fatti del genere. E poi c'è la perenne carenza di ispettori nell'organico degli SPISAL. Nel nostro territorio, nel territorio vicentino, siamo sotto, mancano, ok, anche questo è un continuo sollecito che facciamo come organizzazione sindacale perché aumentino. Drammaticamente qui parliamo poi ovviamente di sanzionatorio, cioè voglio dire andare a punire certe situazioni. Ma se continuiamo così, anche questa è una delle varie soluzioni da applicare. Non sono solo le sanzioni da inasprire, non sono solo gli ispettori, la grave mancanza del numero di ispettori in provincia di Vicenza, che è stata anche denunciata dalla CISL, è un lavoro di squadra che va fatto per fermare questa scia di sangue. È come se fosse una guerra che si combatte nei luoghi di lavoro e io faccio un appello a tutti i datori di lavoro. Il costo non è un